Stasera tenteremo, nel limite del tempo che ci è consentito, di provare a focalizzare la nostra attenzione proprio su questa espressione del nostro patrimonio culturale ed etnomusicale, guardandolo un po' da diversi orizzonti, perché ovviamente siamo abituati a interpretare il canto tenore come un elemento monolitico, granitico della nostra cultura, che invece in qualche modo ha suscitato anche in anni abbastanza recenti attenzioni talvolta neanche tanto corrette da parte di espressioni di altri mondi musicali, di altre culture. Tenteremo di percorrere allora questo itinerario attraverso i contributi dei relatori che sono già qui al tavolo, con la sola eccezione di Bacchisio Bandino, che ci segue a breve distanza ma sarà poi qui per il suo intervento. Allora, senza ulteriori indugi, passerei la parola subito a Ignazio Macchiarella, etnomusicologo, docente all'Università di Cagliari, siciliano di nascita ma ormai sardo di adozione, anche perché da qualche anno ha deciso di individuare in Santo Lussurgi il suo eremo, il suo rifugio non soltanto di carattere culturale. Mi fa molto piacere essere qui, il posto è magnifico e la serata è molto bella, sono molto contento di parlare davanti a tante persone e di parlare di canto a tenore. Mi metto davanti l'orologio perché se comincio poi non lo smetto, e mi è stato dato un quarto d'ora e cercherò di tenermi al minuto. Dunque, ci sarebbe tanto da parlare del canto a tenore, tanto di parlare della musica della Sardegna, di identità in musica, eccetera. Io proverò a farlo in questo quarto d'ora, a focalizzare due concetti che mi sembrano molto interessanti e che do un po' la discussione, insomma, ecco, vediamo un po' se magari si può stimolare anche un po' un dibattito, una discussione su questo. Beh, il primo concetto è, quando mi si chiede come etnomusicologo di quando è il canto a tenore, la risposta è di quando lo si canta. E quando mi si chiede di parlare di quando è una musica di tradizione orale, la risposta è di quando la si canta. Perché quando non la si canta, certamente non c'è. Io ho intitolato l'intervento il canto a tenore come dimensione contemporanea, perché per me il canto a tenore è canto contemporaneo. Lo si fa oggi. Lo si fa oggi perché l'abbiamo sentito poco fa e lo sentiremo più tardi, oggi, e lo si fa ed è contemporaneo perché è contemporaneo in due modi canto a tenore, così come tutte le espressioni musicali di tradizione orale. È contemporaneo perché esiste nel momento in cui si canta, ed è contemporaneo perché è contemporaneo ad altre espressioni musicali. Provo un po' a spiegare questi due concetti. Cosa significa questo? Noi abbiamo uno strano rapporto con il suono. Per noi il suono è qualcosa che è fissato. Se io vado a comprare un disco al negozio, penso di aver comprato della musica. E scambiamo la musica per quello che non è. La musica, diceva già Sant'Agostino, diceva Leonardo da Vinci, c'è questa frase magnifica di Leonardo da Vinci che dice: la sventurata musica che muore immediata dopo la sua creazione. La musica è qualcosa che muore immediatamente quando la si ascolta. Non c'è più. Non è come appunto un quadro, una chiesa magnifica che abbiamo visto. La musica muore e non c'è più, non si può fissare. La sua fissazione per iscritto è una fissazione poco significativa, poi vi farò un esempio su questo per spiegarmi meglio. Da quando è stato inventato il registratore, dal 1877, il mondo è cambiato completamente e il nostro rapporto con la musica è cambiato. E dunque noi fissiamo la registrazione e la riascoltiamo, ma quell'esecuzione non c'è più. Pensate, ai nostri antenati, per ascoltare la musica avevano bisogno di persone davanti a loro, altrimenti la musica semplicemente non c'è. Noi possiamo ascoltare John Lennon che è passato a miglior vita, anche se non l'abbiamo mai incontrato in vita nostra, John Lennon. Questo è un paradosso molto importante, è una faccenda molto importante il rapporto con la musica, perché le musiche esistono nel momento in cui la si fa. Perché altrimenti semplicemente non esisterebbero, come un atto che ha a che fare con il fiato, con la voce. Invece tendiamo a pensare alla musica come a un'idea di brano, a un'idea di cosa che si rifà. Ma noi sappiamo benissimo che quando si canta un pezzo di canto a tenore, loro hanno cantato stasera in maniera molto diversa da come avevano cantato la volta precedente, adesso canteranno un'altra cosa, perché non si può ripetere un'esecuzione è naturalmente sempre diversa, così come non si può ripetere un discorso,
Pensiamoci all'esperienza di ciascuno di noi, anche se ripetiamo le stesse parole, se ce le scriviamo e le ripetiamo, ma cambierà l'intonazione, cambierà l'espressività, perché la l'espressività appunto vocale è qualcosa che continuamente cambia. Noi abbiamo a che fare con una cosa, la musica, che è continuamente in trasformazione. Invece ci hanno insegnato e ci insegnano, la musicologia colta insegna a pensarla alla musica come brani, come patrimonio, come qualcosa che è stato fissato e che si ripete. Non è così, la musica non è ripetizione di qualcosa che è stata fatta. Anche la musica cosiddetta scritta, pensiamoci un attimo, prendiamo una partitura di Beethoven. Quella partitura di Beethoven non è la musica di Beethoven, perché ai tempi di Beethoven era un'altra cosa. Lui ha scritto quello che è rimasto per iscritto è un'immagine molto parziale, ma molto parziale, non sto a spiegarvi i particolari, ma diciamo che insomma è molto lontana da quello che era la sua idea, è molto lontana da quello che era la prima esecuzione di quella musica lì, che avevano strumenti diversi dai nostri, per esempio, che avevano accordature diverse dalle nostre. Non è la partitura di Beethoven, la musica di Beethoven. La musica di Beethoven è morta con lui, con quando lui l'ha fatta. È una fissazione che noi è rimasta. E noi costruiamo la cosa su questo artefatto, che è semplicemente un artefatto parziale. A maggior ragione la musica di tradizione orale, che non ha una sua fissazione, che dove non c'è un Beethoven che l'aveva scritta. La musica ha questa caratteristica. La musica è un fare, non è un insieme di prodotti. Per noi la musica è un saper fare qualcosa, non un prodotto che è stato fatto e che si continua a fare. Questo è molto importante, questa dimensione. Allora, il cantatenore, come tutte le espressioni musicali di tradizione orale, è qualcosa che... Ecco. Anche questo è finito, non c'è nessuno che lo registra, è finito. Il cantatenore, come tutte le musiche della tradizione orale, è qualcosa che ha a che fare con la trasformazione e non con la fissazione nel tempo. Questo è importante, questa cosa. Noi pensiamo alle musiche tradizionali come qualcosa che rimane nel tempo. Non è assolutamente vero. Inevitabilmente il cantatenore è cambiato, così come sono cambiati i suoi interpreti, perché è cambiata la gente, è cambiato il modo di vestirsi. A me fanno ridere quando si dice il cantatenore è fermo nel tempo all'epoca nuragica. Non è vero, perché per fortuna insomma non è che ci vestiamo con le pelli, la ruota l'abbiamo trovata e tutte queste robe qui, no? E il cantatenore, così come qualunque espressione dell'uomo, è cambiata perché gli uomini sono cambiati inevitabilmente. Non sto a spiegarvelo tecnicamente, ma per dire, questo se volete poi ve lo racconto in termini un po' più tecnici, mio nonno non era sardo, ma insomma se il nonno di ciascuno di voi, il vostro bisnonno, risuscitasse, e non riuscirebbe a capire la nostra musica, perché avevano una scala musicale diversa dalla nostra e semplicemente i nostri intervalli non li capivano. Questo non lo dico io, ci sono gli studi su questo. E quindi se è cambiata la scala, sono cambiati i suoni, è cambiato il modo di cantarle queste cose. E dunque il cantatenore in questo senso è contemporaneo. Il saper cantare a tenore è invece a che fare con l'idea di tradizione e con l'idea di trasmissione del tempo, che è un'altra cosa che vedrò dopo. Ma queste due cose vanno chiaramente distinte. Da una parte c'è il cantatenore come musica, che è sempre contemporanea, perché di oggi, e c'è se qualcuno la fa, perché se non c'è nessuno che la fa, e quando ho cominciato a frequentare la Sardegna, me lo ricordo bene, negli anni Ottanta, c'erano molti paesi dove si cantava poco, e io conosco delle persone che mi parlavano del cantatenore come una cosa che bisognava mettere da parte. Alcuni sono oggi paladini del cantatenore, non faccio nomi sotto, neanche sotto tortura, però loro lo sanno che io lo so, perché me li ricordo. E dunque il cantatenore, se non c'è nessuno che la fa, se non ci sono loro, semplicemente non esisterebbe. Quindi musica in questo senso è contemporanea. È contemporaneo perché è contemporaneo ad altre espressioni musicali, perché uno sceglie di ascoltare il cantatenore. Questa è una cosa che a me interessa moltissimo. Non è che è una cosa che fa perché è sardo. Non è che perché uno è nato a Orgosolo deve per forza piacergli il cantatenore. No, è come se come io sono nato a 40 metri dove è nato Totò Riina, sono mafioso. No. Io rifiuto questa idea di identità come un'idea di identità essenzialista. Uno se la sceglie la sua identità e uno sceglie nelle cose del posto dove è nato, certe cose mi piacciono e certe altre no. E dunque uno sceglie di ascoltare il cantatenore a Sant'Urussugio, che non è il mio posto, dove è pure la vigna. Sono l'unico enomusicologo italiano.
A Sant'Ursurgio c'è gente, sapete bene, cantano a Concordo, conoscete tutti su Concordo e su Rosario, ma c'è gente che fa il punk. E mica non sono gli Sturgesi quelli lì, fanno pure a lavorare la vigna con il padre, no? Uno è il nostro studente, lo conosciamo bene, insomma, parla lo Sturgese, insomma, però gli piace il punk, e mica perché uno è nato a Sant'Ursurgio deve forza fare questa cosa. Allora, questo è un aspetto molto importante dell'idea di identità, che è una scelta. I ragazzi di Bitti, di Orgoso, scelgono di ascoltare il tenore tra tante proposte musicali. Noi oggi abbiamo la possibilità di ascoltare una quantità di musiche che i nostri antenati nemmeno in una loro vita avrebbero l'opportunità di ascoltarle. E noi possiamo farlo in un solo giorno. Basta accendere la radio, possiamo ascoltare le musiche diverse. Se poi decidiamo di ascoltare il cantatenore, vuol dire che quello ha qualcosa in più. Ma non deve essere l'unica cosa. No, è una scelta. Allora è contemporaneo perché è contemporaneo insieme a altre musiche, ha un suo spazio e uno decide di ascoltarlo o non ascoltarlo. Dunque, in questo senso qui è importante l'approccio di tipo contemporaneista, che è un approccio, attenzione, badate bene, tutti voi sapete che il cantatenore ha avuto questo riconoscimento dell'UNESCO, che è un riconoscimento importante. Io ci ho avuto a che fare con l'UNESCO, devo dire, mio malgrado, perché mi hanno chiamato a fare da consulente, insomma da giudice, per l'ultima tornata di benedizioni dell'UNESCO, che è stata fatta da Abu Dhabi. C'era un'altra espressione musicale del Mediterraneo e mi hanno chiamato per fare da giudice, per valutare il dossier. E quindi sono stato lì, ho conosciuto questo meccanismo, dunque me lo sono dovuto studiare, perché non è che mi affascinava molto questa cosa dell'UNESCO, devo dire, però insomma me lo sono dovuto studiare, insomma un po' ho capito come funziona. Beh, nella programmazione UNESCO dell'antichità del cantatenore non c'è scritto nulla, semplicemente perché chi ha scritto la motivazione dell'UNESCO e chi scrive le regole dell'UNESCO sa bene che queste musiche non possono avere una datazione, non c'è una datazione di queste musiche, non c'è una storicità.